28 immagini dal sapore catalano, condensazione di spazi che si rincorrono, si uniscono e si riflettono. È quanto si può ammirare da sabato scorso nella splendida cornice della Galleria di Palazzo Bracci Pagani, dopo l'inaugurazione della mostra dal titolo Barcellona, prelievi urbani, avvenuta nel tardo pomeriggio di fronte ad un numeroso pubblico. L'autore dello spazio espositivo è un fotografo che con eleganza e sensibilità è in grado di rappresentare con un dettaglio di colori il mondo. Si tratta del Miracolo di Franco Cingolani. Come mostra è un incontro di Barcellona dove ciò che mi attrae e che fotografo sono opere di grandi artisti contemporanei. Quindi lascio la Barcellona del Gaudí o del Miró per la ricerca di opere molto più contemporanee e vicine a noi. Che poi hanno degli usi molto a volte sulla legge, la città della giustizia, oppure le torri Firas, che sono grandi alberghi, che diciamo Barcellona è sempre più una città di grande attrazione turistica. Ciò che mi ha attratto sono opere di grandi architetti sui quali mi è piaciuto giocare fotograficamente facendo delle astrazioni o dei prelievi, e quindi chiamo proprio prelievi autonomi in quanto sono oltre che astrazioni delle decontestualizzazioni, e quindi sono del ricreare con il fattore ottico nuove realtà fuori da quello che è la visione fisiologica umana. Ecco, possiamo dire che questi prelievi urbani che vengono fatti sono anche un po' prelievi personali e quindi dell'anima? Ma l'anima, sa, ognuno di noi ha un'anima, ha le sue attrazioni, ha i suoi piaceri, come posso dire, amo la vita, abbiamo un'anima, che cos'è l'anima? Siamo spirito, l'anima che cos'è? Io la considero quasi l'anima una memoria che non potremo mai più cancellare, quindi se verremo giudicati un giorno sull'anima, su quella memoria. Tra le sue mani anche un libro, Prelievi urbani, di che cosa si tratta? Prelievi urbani è sempre un libro che ho ricavato dalle immagini prese di una Barcellona, e quindi di una Barcellona però molto più ampia, dove gli ambienti sono diversi. Il libro proprio si chiama Passaggi a Barcellona, e quindi un po' come il voyeur o il flâneur francese che cammina così ed è attratto dall'ambiente, e quindi è più un racconto di un ambiente di una grande città. Che cosa significa per lei fotografare? Fotografare per me è un prelevare una parte di realtà esterna a noi e farsela propria, portarla via, e quindi prelevarla. Non dico che è un furto, perché il furto è un qualche cosa, diciamo, che viene penalizzato da una giustizia umana, però è una forma di prelievo, è come ritrarre una persona, è un volto di una persona, è come prendere un parte di quella persona. Ecco perché molte persone non vogliono essere ritratte, ed è giusto sempre anche nel farsi ritratte che ci debba essere una reciprocità di interessi. Per chi non l'avesse ancora vista, la mostra è visitabile dalle ore 17 alle 19:30 fino al 12 di maggio.